Ciao ragazzi, benvenuti a un nuovo video. Oggi voglio parlarvi del colpo che vorrebbe fare Giuntoli per l'attacco se va via Vlahovic. Ragazzi, però prima di partire vorrei ringraziare tutti quelli che mi stanno seguendo, ragazzi, perché vedo che ogni giorno aumento sempre di più le iscrizioni, quindi sembra che quello che sto portando, che vi ho portato, vi stia piacendo. Quindi ragazzi, continuate a sostenermi, ragazzi, con dei like, con commenti, con iscrizioni e condivisioni, ragazzi. Ragazzi, partiamo. Allora, il nome che si fa mai da giorni per l'attacco da Juventus, se va via Vlahovic per una cifra intorno ai 80 milioni, ragazzi, è Jonathan David. Chi è questo Jonathan David? È il giocatore che ha preso il posto proprio di Osimhen a Lille quando Osimhen venne a Napoli. Beh, andò a Napoli, non venne a Napoli, andò a Napoli, ragazzi. Questo giocatore qua, ragazzi, è un classe 2000, quindi è molto giovane, ragazzi, e diciamo che tra Vlahovic e Davide io adesso preferirei molto di più Davide, non perché Vlahovic lo dobbiamo vendere, quindi chi gioca alla Juve è meglio, no, per il fatto che Vlahovic, tolto il fatto che sappiamo che abbiamo Allegri in panchina e quindi i giocatori insieme a lui non so si svalutano oppure perdono di fiducia e tutto quanto, ragazzi, però il giocatore che a me non ha mai impressionato più di tanto, ragazzi, alla Juventus, perché poi quando è stata Fiorentina lì era un'altra cosa, perché tutta la squadra giocava per Vlahovic, ragazzi, Fiorentina, e poi le maglie a Fiorentina, senza noi aiutare Fiorentina e della Juventus hanno pesi totalmente diversi, ma il peso della maglia fiorentina, ragazzi, è molto ma molto più della Juventus, ragazzi, è molto ma molto più pesante, quindi ragazzi basta che sbagli una palla e già lì c'è clamore intorno. Però ragazzi, Vlahovic, ragazzi, quando giocava non riusciva mai a stoppare una palla, non riusciva mai a fare ripartire la squadra. Lui è un giocatore, diciamo, ragazzi, presente con le pinze, ma molto molto con le pinze, ragazzi, è un giocatore lui alla diciamo alla Inzaghi, non Trezeguet, perché Trezeguet rimane sempre su, quindi lui è un giocatore che deve stare lì sulle linee fuori gioco e segnare, perché lui altri doti non le ha, ragazzi, lui sa segnare e basta, ragazzi, ma non ha il dribbling, non ha lo stop, guarda. Invece, ragazzi, questo Jonathan qua, questo Jonathan David, ragazzi, è un giocatore, è un canadese, ragazzi, quindi stranamente mi dico, ma ci sono sempre, sai, quei giocatori forti di quella nazione che poi non hanno un grande risalto nel campo internazionale. Quindi diciamo che lui mi piace molto perché ha doti fisiche, riesce a fare, è rapido, è agile, ha molta tecnica, ragazzi, riesce a fare bei dribbling, colpi di tacco, sa segnare molto bene, ragazzi. L'unica roba che forse gli manca un po' è il colpo di testa, però ragazzi ha tutto, ragazzi. Quindi se riusciamo a vendere, se Giunto riesce a vendere Osimhen, scusate, Vlahovic, che sembra al Chelsea per un'ottantina di milioni, noi possiamo portarci a casa questo giocatore qua che con 50 milioni massimo ce lo portiamo a casa, ragazzi. Diciamo, è un giocatore, ragazzi, molto in senso lato, è un po' alla Chiesa, diciamo, perché anche Chiesa c'ha il suo, c'ha la corsa, c'ha il dribbling, però Chiesa viene da un infortunio e ancora al 100% non l'abbiamo visto, sperando che se lui rimanga alla Juventus possa riprendere e tornare perlomeno l'80% che Chiesa era prima, ragazzi, perché poi comunque dopo gli infortuni cambia anche il gioco, ragazzi, non so se vi ricordate Del Piero, dopo l'infortunio cambia proprio totalmente modo di giocare, sempre alla grande, sempre un fuori classe, ma cambia proprio modo di giocare, ragazzi. Quindi ragazzi, non lo so, io spero che Giuntoli riesca a portare a casa questo giocatore qua, perché Milinkovic-Savic è saltato perché è andato in Arabia perché gli danno tanti soldi. Si diceva anche forse di Parisi, giocatore giovane per la fascia, e sembra che sia andato alla Fiorentina. Quindi tutti i nomi che sono stati detti prima del 1 di luglio sono nomi per me campati in aria, quindi non vengono nessuno. L'unico che è venuto, ragazzi, è Weah, molto, molto forte, ragazzi, sulla fascia, ragazzi, quello se gioca sulla fascia, sulla destra Weah, sulla sinistra gioca Ealing, e
sperando che Yedlin non venga venduto, ragazzi, abbiamo due belle fasce, ragazzi, che possono mettere palle al centro per gli attaccanti. E poi niente, ragazzi, si spera che Pogba rimanga, nel senso perché a me Pogba piace. Quei pochi minuti che ha giocato l'anno scorso, la stagione, ha fatto dei suoi lampi di classe, ragazzi. Si spera che se rimanga sia in condizioni fisiche accettabili, ragazzi, perché adesso c'è questa voce che lui è andato in Arabia, dicono che adesso l'Etihad abbia rilanciato per 150 milioni in 3 anni, lui sta vacillando, ma queste cose, ragazzi, le dicono dai giornali, ma io dico sempre quello che dicono i giornali, le TV sportive di Marzia, non prendete mai per serie, perché loro dicono una cinquantina di nomi, poi alla fine uno ne troveranno, perché dicevano che fatta per Parisi, dicevano fatta per Milinkovic-Savic, e poi invece questi due sono saltati. Quindi, ragazzi, spero che Giuntoli faccia il suo lavoro, e mi sembra che finalmente abbiamo un DS, in senso un direttore generale, che sceglie lui i giocatori e non se li fa scegliere dall'allenatore, ragazzi, perché al massimo l'allenatore può dire: a me mi serve un attaccante, mi serve un centrocampista, mi serve un terzino, mi serve un difensore, un portiere, ma poi il giocatore lo deve scegliere il direttore generale, come faceva anni fa il grande Lucianone Moggi. Ragazzi, che dire? Fino alla fine, forza Juventus, mettete tanti like, commentate, condividete, iscrivetevi, ragazzi, continuate a sostenermi. E ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi, ciao 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 ciao.